C'è stato un secondo tempo in cui loro, sinceramente, dall'inizio ci hanno schiacciati, noi non siamo riusciti a alzarsi, a pressare più alto e quindi quando giochi così, prima o poi il gol lo prendi. Quindi noi questo bisogna cancellarlo, prenderlo come esempio e non ripeterlo più. E abbiamo capito che non possiamo entrare in campo così nel secondo tempo, perché l'abbiamo consentito a una squadra che secondo me era quasi morta, abbiamo consentito di credere in se stessi e alla fine hanno ribaltato il risultato. Due passi indietro sul piano del gioco, anche dell'intensità, anche della compattezza di squadra rispetto alla gara di Ascoli. Ad Ascoli avevate incontrato una squadra che era nelle zone alte della classifica, oggi avete affrontato una squadra che alla vigilia di questa partita era ultima in classifica. Preoccupa questa, deve preoccupare questa sconfitta? Tutte le sconfitte devono preoccupare perché noi giochiamo per vincere, ma come sapete anche voi il campionato di Serie B è così. Nessuno si aspettava che noi vinciamo ad Ascoli e abbiamo vinto. Forse oggi nessuno si aspettava che lo Spezia vinceva qua e hanno vinto pure in rimonta. Quindi il campionato di Serie B è così. Lo sapete che chiunque se la può giocare e capitano le partite così.